due enti dello stesso gruppo. Magister attraverso Ettore Cipollato. Domanda. Però dal punto di vista della possibilità di percepire un gruppo psicosintetico da un altro o due enti dello stesso gruppo tra di loro, c'è una differenza di possibilità. Magister, una differenza c'è perché esiste la differenza di frequenza. Ad un certo punto, però, queste frequenze possono anche divenire assonanti. Ad esempio, quando voi mi chiedete di darvi notizie di un ente ed io vi dico: per ora non posso rispondervi, poiché non è nel mio gruppo e devo cercare di percepirlo. Io intendo dire appunto questo, che ad un certo punto devo mettermi sulla stessa lunghezza d'onda di questo ente per percepirlo. Perché la lunghezza d'onda di questo ente non appartiene al mio gruppo, non è assonante con la mia. Commento. Ci sembra che Magister si sia manifestato anche attraverso lo storico cerchio e seno. Ci sembra anche che il gruppo psicosintetico equivalga alla comunione di sentire di altri maestri immateriali.